L'uomo nero. Tutto questo nascondersi, questa preparazione, per niente. Hai messo in secondo piano la tua famiglia. Ti è costato la tua famiglia. Se per come ho cresciuto tua madre. Lei adesso mi odia. Ma così l'ho preparata agli orrori di questo mondo, beh, a me sta bene. Di addio a Michael e va avanti. Scherzetto, scherzetto! Ci sono tante case qui, mettono tutte i brividi. Io scelgo quella dall'altra parte della strada. Oh, oh, stai attento, scemo! Oh. Ma che... Ehi, scusi ma... Quarant'anni fa, la notte di Halloween, Michael Myers ha ucciso 3 persone. Dopo quella spaventosa notte, è stato rimandato all'istituto dove ora è rinchiuso. Pregato ogni notte che scappasse. E per quale cavolo di motivo? Per poterlo uccidere. Il bus ha avuto un incidente. Michael Myers è scappato. Tornerà a Haddonfield, a casa sua. Devo proteggere la mia famiglia. Non hai nessun impianto di sicurezza, Karen. Mamma, hai bisogno d'aiuto. Il male esiste. C'è una ragione per cui dobbiamo aver paura di questa notte. È da tanto che mi preparo per questo momento. Non è sicuro girare per strada stanotte. Via di qui, andate a casa, correte dentro! Michael! È qui. È un assassino, ma sarà ucciso lui stanotte. Aiuto! Felice Halloween, Michael. Ciao, io sono Valeria e ho qualche curiosità horror per voi. Il set del film Omen del 1979, diretto da Richard Donner, sembrò quasi maledetto, sicuramente fu parecchio sfortunato. Il protagonista, Gregory Peck, viaggiò su un aereo che venne colpito da un fulmine. Ma la coincidenza curiosa e veramente inquietante fu che 3 giorni dopo, sullo stesso aereo, stava viaggiando David Seltzer, lo sceneggiatore, quando venne nuovamente colpito da un fulmine. Ma il fatto più da brividi coinvolse lo specialista degli effetti speciali John Richardson, che ebbe un tremendo incidente d'auto in cui la fidanzata, che si trovava in auto con lui, purtroppo morì decapitata da una lastra di metallo. Quando l'artista si riprese e scoprì che la ragazza era morta, vide un cartello stradale con scritto «Siete lontani da Omen 66,6 km». 666, insomma. È con questa inquietudine che vi voglio lasciare e come sempre vi aspetto al prossimo video.